calcio. Cominciano a parlare. Lo scrittore si toglie gli occhiali e li mette nel portaoggetti, dove poi saranno ritrovati. Anche Pelosi mette nel portaoggetti un pacchetto di sigarette e l'accendino. Ma questi inspiegabilmente non saranno più ritrovati. Ed è a questo punto che ebbero un rapporto orale incompleto. Poi Pelosi dice di essere uscito dalla macchina, subito seguito dallo scrittore. Così, tanto per vedere. Per vedere cosa? È buio pesto. E come mai allora Pasolini lo segue senza riprendersi gli occhiali, dai quali, ce lo diceva cugina Graziella Chiarcossi, non si separava mai? Tutto si spiega se ipotizziamo che lo scrittore non sia uscito dalla macchina di sua volontà, ma ne sia stato tratto fuori all'improvviso e con estrema violenza. Pasolini è ferito, perde sangue in abbondanza, ma è ancora vivo, ancora in grado di togliersi la camicia per tamponare le ferite. Se volevano dargli una lezione poteva bastare anche così, ma questo è solo l'inizio del massacro. Ho accertato nel corso dell'autopsia che Pasolini ricevette un violento trauma contusivo ai testicoli. Orbene, se tale trauma si fosse verificato nella prima fase, come sostiene Pelosi, esso avrebbe impedito a Pasolini ogni reazione, non permettendogli quindi, anche perché ripetutamente colpito al capo, di alzarsi, di sfilarsi la camicia e di percorrere circa 70 metri. Vi prego ora di portare la vostra attenzione su questa foto. I colleghi che fecero l'autopsia non vollero nemmeno considerare questa foto. Lascio ad altri valutare le ragioni di questo incredibile comportamento. Io posso solo dire che questa parzialità della perizia ha portato i miei colleghi a ritenere attendibile Pelosi quando afferma di non essersi reso conto di aver schiacciato il corpo di Pasolini con la macchina. Se invece avessero studiato questa foto, si sarebbero accorti che l'affermazione di Pelosi non corrisponde in alcun modo al vero. Guardate bene qui. Ci sono, più che evidenti, le tracce del pneumatico di sinistra, che chiaramente... E perché non sussistano dubbi, ho chiesto alla scientifica di fare un lucido dell'impronta del pneumatico. Come potete vedere, coincidono. Quindi... non è stato così che l'auto passò sopra Pasolini. Non seguì questa traiettoria, che poteva anche essere accidentale. Seguì invece questa. Ma che bisogno aveva l'auto di fare questa curva assurda, se non fosse che chi era al volante intendeva volontariamente schiacciare il corpo? Io non so se questa volontà l'abbia avuta Pino Pelosi. Non so se fosse proprio lui alla guida dell'auto quando vi fu il sormontamento e l'omicidio si compì definitivamente. Certo Pelosi era lì. Certo in qualche modo ha partecipato. Lui ci dice che dovette fermarsi a una fontana per lavare le sue mani sporche di sangue. E come mai allora il volante dell'auto non si è sporcato? Lui ci dice che le piccole macchie di sangue di Pasolini trovate sul tetto dell'auto sono dovute alle sue mani insanguinate. Ma forse dimentica che le macchie sono state trovate sul lato del passeggero e non su quello del guidatore. Due sole ipotesi sono possibili. O Pelosi aveva le mani sporche di sangue ed entrò nella macchina dalla parte del passeggero, mentre altra persona guidava.
Oppure il complice, con le mani sporche di sangue, si sedette al posto del passeggero, mentre Pelosi, che non aveva le mani sporche di sangue, si sedette alla guida della macchina. In un caso come nell'altro, appare evidente che insieme a Pelosi entrò nella macchina altra persona che con lui aveva partecipato all'aggressione. Non è vero! Non è vero! Mio! Soffrendo di patimento. Ritengo che l'esame approfondito di tutti i dati obiettivi, reperti, bastone, tavola, vesti, lesioni di Pasolini, da una parte smentisca il racconto di Pelosi sulla dinamica di tutta l'azione, e dall'altra induca ad avanzare con fondatezza l'ipotesi che Pasolini sia stato vittima dell'aggressione di più persone. Era congiura! Era